Antonio, un mio corsista, mi fa questa domanda. Mi chiede come mai, quando carica all'interno di Revit un retino normalmente utilizzato per AutoCAD, quelli che hanno l'estensione PAT, Revit gli ritorna un messaggio di errore che è nessun motivo di tipo modello trovato. Adesso vi spiego perché. Io ho già aperto Revit, vi faccio vedere cosa succede. O meglio, qual è la procedura per la creazione di un retino personalizzato? Quindi clicco su impostazioni aggiuntive, vado a cercare retini, non entro nel merito dei retini di disegno e retini di modello, ok? Prima però di andare a creare un nuovo retino, vado su internet, apro un browser qualsiasi, vado a cercare retini AutoCAD, trovo un sito che mi permetta il download dei retini e vado a cercare, per esempio, un attimo che torno indietro, vado a cercare per esempio questo retino di legno, ok, venature di legno che scaricherò, download file retino. Il file che ho scaricato è un file di testo, si chiama legno 01 se non sbaglio e lo andremo a vedere in seguito. Quando vado a creare un retino nuovo, devo utilizzare la funzione nuovo retino. Sto creando un retino di disegno, è scritto qui in alto a sinistra. Con nuovo retino clicco su personalizzato. Personalizzato con sfoglia vado a cercare nel mio hard disk dove trovo il retino da caricare. Dopo ve li faccio vedere, li ho in questa finestra qui sul desktop. È il retino legno 01. Questo è l'originale, cioè quello che ho scaricato dal sito e avete visto in precedenza. Clicco su apri. Questo è il retino che io ho appena caricato. Vi do ok. Non cambio la scala, mi dice che un retino, questo motivo esiste già per il semplice motivo che avevo già fatto questo test. Chiudi, annulla, è questo qui sotto. Perfetto. Se invece vado a fare la medesima operazione per creare un retino di modello, clicco sempre su nuovo retino, clicco sempre su personalizzato, la procedura è sempre la stessa, clicco su sfoglia. Sfoglia mi porta la stessa cartella, vado a selezionare sempre il medesimo retino che è legno 1.pat, gli do apri ed eccolo qui il messaggio di errore che ha riscontrato Antonio. Dunque succede per questo motivo, adesso chiudo, esco anche da qua, io vi ho già preparato aperti i tre file, perché tre? Perché uno, il primo che vediamo, sono listati semplicissimi. È quello che ho scaricato, si chiama legno 1, legno 01, quello che è, e queste sono le coordinate vettoriali per il disegno ripetitivo del retino. Quello che vedete qui a fianco è un retino preparato per Revit. In questo caso io che cosa faccio? Normalmente lo chiamo sempre con lo stesso nome, oppure gli andrò a cambiare il nome, dipende dal retino, e aggiungo disegno piuttosto che modello. La differenza fra i due qual è? La stringa, le tre stringhe, quattro in realtà righe da copia e incollare, una volta che sapete quali sono sempre le stesse. La versione è sempre la stessa, vedete sia per il retino di disegno che per il retino di modello. Le unità di misura sono sempre le stesse, perché non le cambi? Perché io non so come è stato creato il retino, non ho idea se è stato fatto con una versione di AutoCAD, perché si facevano con AutoCAD, che è in pollici, in metri piuttosto che millimetri. A quel punto lì lascio millimetri generico e poi andrò a scalarmelo da solo a mano. Si chiamano tutti e due legno, in questo caso ho tolto l'uno, ma non importa, questa è l'indicazione del nome, tale quale come era prima. L'ultima stringa è quella più importante. I retini di disegno devono avere, se non vengono caricati, perché noi abbiamo visto che caricava sul disegno ma non caricava sul modello. Se dovesse succedere, vado a scrivere queste quattro righe e aggiungo drafting per i retini di disegno, ma molto più importante, aggiungo model per i retini di modello. Perfetto. L'unica cosa che, oltre a questa, ovviamente, a cui devo stare molto attento, è di non andare a modificare il retino, cioè le coordinate di costruzione, di realizzazione grafica del retino, pena un altro messaggio di errore. Quindi chiudo questo, lo salvo. Anche questo non serve a salvarlo, chiudo anche questo e ritorno all'interno di Revit. Benissimo. Rifacciamo la stessa operazione, impostazioni aggiuntive, retini. Questa volta faccio solo il retino di modello perché era quello che mi aveva dato dei problemi. Clicco su nuovo retino,
personalizzato, sfoglia, vado direttamente nella cartella, quella di prima, l'avete vista un paio di volte, clicco su legno 1 modello, quindi in questo caso non sarà quello con scritto drafting, ma sarà quello con scritto model, e gli do apri. A questo punto non mi dà nessun messaggio di errore, perché legge le prime indicazioni, le quattro righe che avete visto all'inizio, mi ripropone lo stesso numero, lo stesso nome che posso andare a cambiare. Devo semplicemente mettere una scala opportuna, questa poi è una cosa che andrete a vedere voi, quale sarà ovviamente la scala che vi serve, la scala di rappresentazione che serve nei vostri. Tutto qua, gli do ok e ho il retino di modello che deriva direttamente da un file asterisco.path, quindi li potete scaricare da internet, li potete scaricare quanti ne volete, e vi ricordo, ricordatevi di copiarli, di fare un duplicato in maniera da avere per esempio l'originale che non vi servirà più, ok, e il modello e il disegno, che sono i due retini che vi servono per creare sia uno che l'altro. Io spero che questa semplice spiegazione ti sia stata utile, Antonio, mi riferisco a te nella fattispecie. Mi ha fatto piacere farti questo video veloce. Ricordo a te e a tutti quanti che se il video ti è piaciuto, ti è servito a risolvere il problema, poi come vedi non era molto difficile, non è indispensabile che tu lo faccia, ma mi farebbe piacere se prima di andare via cliccassi sulla campanella, mettessi mi piace, iscrivessi al canale, e se hai o tu o altri qualsiasi commento da scrivere lo scrivete esattamente qui sotto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao.